Ragazzi, sono il vostro Dominic 94. Allora, iniziamo con questo nuovo video. Sarà particolare, ve lo dico subito, l'avete un po' intuito o l'avete anche un po' capito dal titolo. Abbiamo fatto un po' di gameplay ultimamente, ma abbiamo provato vari eroi, abbiamo provato anche armi, soprattutto al 130. Difatti mi avete chiesto di fare altre prove con la 130, ma oggi invece voglio portarvi qualcosa di inaspettato. È qualcosa che forse non avete mai visto nei server. Vi ho parlato un po' di quando è iniziato il gioco io, ragazzi, che vi ho detto che utilizzavo una certa arma in particolare. Ok, l'unico progetto leggendario che ho avuto fino più o meno tutta quanta Valarguta è stata la falciatrice. Con la falciatrice mi ha comprato avanti tutta Valarguta, comunque a metà, poi mi faccio costare un po' le armi, ma comunque era l'unico progetto leggendario che avevo io in tasca mia. Invece per quanto riguarda Tavolaccia utilizzavo ancora un progetto che non era né epico né leggendario, ma lo chiamavo appunto lo scavafosse dei poveri, come vi ho detto nel titolo del video. Che cos'è questo scavafosse dei poveri? Lo scavafosse, ragazzi, non è altro che un fucile d'assalto, un M4, il classico M4, semplicemente con una mimetica differente. Invece lo scavafosse dei poveri sarebbe questo M4 qua, lo sbrecciatore, ragazzi. Quindi adesso vi voglio portare un gameplay dello sbrecciatore, portate al livello massimo, in scagliabuia, tutto full perk leggendario. Così, se magari qualcuno, ma anche per sfizio, vi dico, volesse comunque tenersi da parte questo scavafosse dei poveri, perché magari non ha potuto ottenerlo dal lama a compleanno, perché non si poteva ottenere, o perché magari non giocava ancora quando era uscito, quando era possibile ottenerlo, ovvero ad Halloween, si può comunque consolare con questo scavafosse dei poveri. Ragazzi, se lo evolvete non diventerà lo scavafosse, ve lo dico subito, ma diventerà un giustiziere. E la giustiziere diventerà un bulldozer, quindi tenetelo così com'è. Ora vi faccio vedere un attimo come sto questo scavafosse. Non c'ho altri progetti perché me lo sono fatto dare dall'amico, e anche lui è un po' pazzarello. Praticamente sbrecciatore, livello massimo scheda buio, sono un'arma blu, diventa fulmine 80, quindi potenza 80, non diventa un 106 come leggendario. Ok, il danno non è elevatissimo, ragazzi, se lo paragoniamo ad altre armi, però comunque ricordatevi che è un progetto blu. Se lo volete precare, aspetta un attimo che non mi fa vedere subito. Ok, non so perché non mi fa vedere. Esamina, ok. Queste sono le perk che ci ha messo. Essendo un progetto blu e viola, si possono mettere al massimo fino a 4 perk che ci stanno. La quinta scatta con leggendario. Quindi si possono scegliere poche perk. Un po' mi è piaciuto che me l'ha percato a fuoco, perché comunque sia, è un progetto blu, quindi magari se non voleva divertirsi nelle lobby basse, se era di energia potevo utilizzarlo sempre. Essendo a fuoco, comunque devo andare a cercare una missione che sarà per forza tempesta di fulmine, o comunque incrociare le dita e sperare che sia una frenatura. Però non importa, la mappa è grande e vediamo cosa troviamo. Le altre perk sono, ragazzi, livello critico, caricatore, dimensione del caricatore e un'altra probabilità di critico. Quindi al critico arriva un 38%, quindi ogni 3 colpi faccio critico. Danno colpo critico mi fa un 135%, quindi mi fa quasi due volte, mi farà 6.000 e qualcosa di danno fisso. Proviamolo un attimo. Come cadenza di tiro 10,8, ragazzi, è tantissimo, è tanto. Cioè, posso paragonarlo, per esempio, vediamo il notturno. Ha la stessa cadenza di tiro del notturno, ragazzi, vedete? Quindi il notturno veramente ha una cadenza di tiro elevatissima, figuriamoci questo. Se lo paragoniamo al bulldozer, il bulldozer dovrebbe essere più lento. No, uguale invece, scherzo. La macchina da scrivere invece è più lenta. Comunque sia, proviamola adesso. Allora, come vi ho detto che era critico colpo critico, andiamo a vedere che abbinamento andrò a metterci. Cavolo fatto, scusate. Allora, critico colpo critico, quindi utilizziamoci un bel soldatino. Io in questo caso potrei metterci tranquillamente, o ci utilizzerei i Dante per provarlo. In questo caso voglio comunque utilizzare le granatiere, che comunque mi ricordo che è un progetto blu, quindi voglio giocare di abilità e anche con l'assalto. Siccome per caso con danni critici, come al solito, come vi dico sempre, ci butto un Johnny Sergente. E qua come tattico granatiere ci butto la negretta, che non dovrei averne spedizione, forse sì. Vabbè, come tattico, spero che non si veda una mazza,
si butta un agente speciale, che praticamente i granati infliggono danno e causano stordimento per 2 secondi e mezzo. Ora, mettendoci questo tattico qua, lo scavaforce e lo scavaforce dei poveri, da 185% di critico che c'aveva, passa a 257 di critico, quindi non male. Come vi ho detto, l'elemento è fuoco, ragazzi. Quindi io non lo proverò nel lobby al centro, perché comunque sia è un fulmine 88 l'arma. Quindi lo testerò non all'82 perché non ci sta niente, ma lo testerò in questo cavalca il fulmine all'88, che è appunto tempesta di fulmine. Metto la lobby privata e vediamo un attimo i danni che fa e come reagisce. Ok ragazzi, siamo lanciati in questa missione e come ho visto che nel video scorso vi è piaciuto un attimo come l'ho montato, come l'ho editato. Che mi sono fatto sia la missione che comunque l'ho provato anche individualmente. Qua sono in lobby privata, quindi tutti i danni che faccio non avrò incrementi e quant'altro. Quindi sono i danni che faccio io da solo e sono i danni reali, diciamo, dell'arma in sé. Comunque pure anche se mi caricano non è che fa miracoli. Ricordo comunque che è sempre un'arma al fulmine 80. Vediamo un attimo la mimetica, ragazzi, vedete che ci sono gli apparecchi lo scavaforce. Qua non ce l'ho per farvelo vedere, ma comunque penso che ormai chiunque ha avuto uno scavaforce tra le mani, quindi vedete che ci assomiglia parecchio. Andiamo a vedere cosa c'è fuori, vediamo un attimo il danno che comporta e vediamo dopo l'orientatore. Ok, il danno non è niente male, ragazzi. Quindi comunque ci possiamo fare delle belle partitine. Rispetto magari ho dato un'occhiata. Se avete visto, mi sono provato sulla rivolta fondatore full perk leggendaria, tanto per fare una pazzia anch'io. Per castarla mi chiede marking tenido tanti, quindi un po' mi scoccia perché mi rubano slot. Invece per craftare i materiali, diciamo le armi con i progetti blu, non vi chiede marking tenido tanti stranamente, ma vi chiede le cellule di energia. Quindi se volete potrei magari un'arma tanto per spizio, comunque anche per gasarvi, diciamo con gli amici, potete tranquillamente farmi un progetto blu, utilizzarlo magari nelle lobby più basse, se siete che ne so anche a livello 50 potete farlo tranquillamente, lo utilizzate anche sulla tavolaccia, comunque una lobby più bassa rispetto alla vostra e vedete che la godrete. Come materiale da costruzione non vi chiede praticamente nulla o quasi nulla. E il danno comunque per il livello che siete, per il livello che andate ad affrontare, vedete che comunque regge. Ok ragazzi, mentre costruivo mi sono trovato davanti un occhi belli furioso, quindi proviamolo pure anche su questo. Sono 12.000 a botta, quindi comunque sia se ne assalto comunque in media fa anche dai 30 comunque ai 60-70.000, dipende un attimo che perk ci avete messo. 12.000 per un progettino blu non è da buttare via. Vediamo se anche voi la pensate così. Guardiamoci il replay e vediamo un attimo se non mi sono sbagliato. Ok ragazzi, qua è tutto pronto. Lo spawn sta qua che sta pregando, lo spawn è da qua ragazzi, arriveranno da qua e da strato qua, quindi siccome la missione è 88 e sono in solo, mi sono comunque messo i difensori, qua ci ho messo qualche trappola, quindi da qua sono coperto. Faccio una roba veramente easy, da là invece me la farò io. Iniziamo subito, vediamo. Abbiamo visto un attimo i danni su Nochi Belli e abbiamo visto anche quelli che sono i danni su quelli che volano. Ci manca solo da ottenere uno smasher. Cioè, piccoletti, guardate, mamma mia. Se li fanno che è una meraviglia. Comunque io, vabbè, le granate le userò. Se quest'arma magari voi non volete portarla sul peggio, comunque vi sembra comunque una stupidaggine. È molto buona anche da mettere un difensore, ragazzi. Se magari voi non sapete sbatti di portare un'arma apposta per difensori, questa potrebbe essere una buona arma, ragazzi. Da dare appunto ai difensori, specialmente se siete magari ai primi livelli, quello qua da smettere. Ok, ci mettiamo un po' di tempo per carità di Dio, però comunque sia, ricordatevi che lo stiamo facendo fuori con un assalto e non con un pompa. Help! Please!
Ragazzi, il caricatore è veramente capiente, 50 colpi comunque sono buoni per un assalto. Secondo me tra i 50, magari i 70 sarebbero i colpi perfetti per un assalto. E comunque sia l'assalto, io secondo me anche sulla pompa si potrebbe giocare. Far partita sulla pompa con un incursore e l'assalto utilizzato magari in momenti di difficoltà. Ok, la prima parte è andata, che spacchino tutto, non male ragazzi, non potenzia neanche il 3, secondo me potenziare sopra il 3 è una perdita di tempo, meglio tenersi materiale, potenziare solo mai gli sponkill. Ok ragazzi, non per i commenti, ditemi anche voi cosa, se è stato un gameplay diciamo interessante. Io volevo fare una roba del genere, anche comunque per portare armi diverse, magari giocare con un'arma 130, tutte sono buone. Quindi vabbè, comunque ho parlato anche con un gameplay per un'arma magari un po' più bassa, se magari qualcun altro, se ci sono magari livelli più bassi che mi seguono, che come me inizio a giocare non sono sfigati, diciamo, quei progetti, e tra le mani c'hanno solo questi progettini qua. Come durevolezza vedete che non dura tanto, difatti l'ho quasi finito. Però comunque è una cosa divertente. Ok, vedete questo salto, la spinta che gli fa tipo alla Goku, tipo sconta titano. Queste sono le perk buggate su delle armi vecchie. Più avanti vi farò un video pure su quelle perk là. Quelle armi là gliele dà il difensore, vedete? Guardate che roba. Come li sbalzo e li mantengo sempre indietro. Adesso non voglio spoilerarvi, quindi più avanti quando sta allora vi dirò il tutto. Ok, la durevolezza di quest'arma è veramente bassina ragazzi. 150. Meno della metà di un progetto normale, diciamo, in ossidiana. Quindi una partita, due massimo, se questa arma qua è da buttare. Se gliela da difensore anche dopo una partita. Però comunque se non costa nulla. Ok. Smasher spotted. Vediamo che passa. Thank you. You've been wonderful.
Crusher. Ok, dritto in testa. I'm under attack. Ok, vedete ragazzi, talmente forte che manco le abilità ho quasi usato. Madonna come l'hai preso. Ma sei cattivo, Smasher. E ora ne prende. Medic! Need help! Ok, da qua non me l'ho mai preoccupato. Siamo con la torretta e andiamo a vedere se qua. Smasher spotted! GG. Ragazzi, veramente divertente. Quindi ditemi anche voi se siete un po' pazzi come me, come avete in questo gioco. E se ogni tanto vi capita magari, o se avete in mente di portarvi su qualche progetto un po' strano. Se no mai non me lo so, forse i poveri, ditemi un attimo che progetto strano avete tra le mani, così magari me lo fate anche provare. Ragazzi, il gameplay finisce qui, abbiamo provato su di tutto, ci vediamo domani su Twitch, l'appuntamento sarà il solito, farò la prima parte, aiuto di difesa scudo, la seconda parte giocherò tranquillamente con gli iscritti normalmente, quindi lasciate un like, spero che vi sia piaciuto ancora e un bacio al vostro Dominic94.